Se 400 ragazzi, tutti molto giovani, fra i 18 e i 25 anni, scendono in pista per imparare la sicurezza, è già una notizia. Ma se questo avviene in un paese dove a scuola le lezioni di sicurezza stradale non sono mai partite, allora la notizia è doppia. E Ford ne fa un obiettivo personale. Gli obiettivi di questa iniziativa li sottolinea Daniele De Nurra, istruttore del Ford Driving Skills for Life. Vogliamo insegnare ai ragazzi a riprendere un po' le basi di quello che hanno imparato a scuola guida. Quindi iniziamo con la posizione di guida e vogliamo soprattutto farli concentrare sul fatto di non distrarsi nel momento in cui guidano. E questo è un atteggiamento sicuramente molto molto pericoloso. Nel corso del Driving Skill for Life noi facciamo provare ai ragazzi delle situazioni di pericolo e soprattutto troviamo il modo insieme a loro di contrastarle per capire i propri limiti e quelli della vettura. E già, perché Driving Skill for Life prevede proprio corsi gratuiti di guida responsabile e serve ad una cosa semplice, salvare la pelle ai nuovi automobilisti che arrivano alla patente del tutto impreparati. Il programma non è nuovo, Ford lo porta avanti con successo negli USA da oltre 10 anni, ma ora è in Italia e altri 4 paesi europei, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, con un investimento totale di 1,5 milioni di euro che diventeranno 2,3 quest'anno per estendere fra l'altro il programma anche al Belgio e alla Romania. Lode alla Ford, insomma, che spende tempo e risorse per un argomento troppo spesso ignorato. Così è quasi con orgoglio che ora possiamo raccontare che le prime sessioni di training del 2014 si sono svolte a Roma, in collaborazione con le università La Sapienza e l'UMSA, presso l'autodromo di Vallelunga, coinvolgendo 400 ragazzi, un vero record. 6 sessioni di training da 4 ore con lezioni pratiche e teoriche. Com'è finita? Il 95% dei ragazzi ha dichiarato di essere riuscito ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi alla guida e di aver apprezzato le modalità attraverso le quali i trainer Ford sono riusciti a comunicare loro il messaggio della responsabilità. Abbiamo creato dei guidatori prudenti.